Leila mi assomiglia molto, ma in realtà assomiglia molto alle seconde generazioni che ormai hanno tra i 40, 50, 60 anni, perché appunto veniamo sempre descritti come bambini o giovanissimi, però esistiamo noi che ci ricordiamo l'Italia degli anni 80. La protagonista del libro si chiama La Fanu Brown e in realtà mi sono ispirata a due donne realmente esistite che hanno realmente vissuto a Roma a metà del XIX secolo. Una era Edmonia Lewis, una scultrice, anche lesbica, si era convertita al cattolicesimo, e l'altra era Sarah Parker Raymond, che è sepolta anche a Roma, era un'attivista in Italia è diventata ostetrica. Avevano delle vite pazzesche ed è stato bello per me scoprire che delle nere, e non erano le sole, vivevano nella mia città nel XIX secolo. Il libro è costruito proprio sull'idea d'Italia, no? Un'idea salvifica, di bellezza. La Fanu Brown desidera questa Italia che prima legge nei libri e poi ci arriva fisicamente. Però questa Italia è guastata subito da questa altra Italia, da questa Roma coloniale, no? E quando arriva a Roma la notizia dell'eccidio di Dogali. Dogali è una città eritrea dove sono morti parecchi italiani e sono morti anche parecchi africani. E non si parla mai di colonialismo ottocentesco, perché noi pensiamo sempre che il colonialismo sia stato solo fascista, sia stato solo Mussolini, e lo è stato ed è stato feroce, però Mussolini ha imparato dall'Ottocento, è qualcosa che ha seguito l'unità d'Italia da sempre, no? Questo vessare i popoli considerati a torto più deboli. Quindi ho voluto mischiare le Italie e ho voluto anche però descrivere una Roma in un periodo storico molto delicato, cioè il passaggio appunto dalla Roma pontificia a quella unitaria, quella capitale, no? La Roma capitale che abbiamo ancora adesso, descrivendo certo la sua bellezza, ma descrivendo anche subito i suoi primi problemi, perché appunto Roma capitale all'epoca è stato un affare capitale e oggi ci ritroviamo con mafia capitale, no? Quindi Roma è sempre stata una città depredata da più persone, e questa cosa è un aspetto che appare nel libro. Leila mi assomiglia molto, ma in realtà assomiglia molto alle seconde generazioni che ormai hanno tra i 40, 50, 60 anni, perché appunto veniamo sempre descritti come bambini o giovanissimi, però esistiamo noi che ci ricordiamo l'Italia degli anni 80, e quindi noi siamo la prova vivente che l'Italia è immobile sul rapporto e sulla relazione che ha con noi. Ancora non abbiamo una legge sulla cittadinanza. Io ho paura di morire e di non vederla. Quindi in qualche modo ho voluto inserire Leila, che è un personaggio ponte tra quel passato, quindi il passato coloniale, ma anche la Fanu Brown che trova la bellezza in Roma, perché lei studia la Fanu Brown, e il presente distopico fatto da una cugina che parte dalla Somalia, Binti, e che tenta appunto di fare quel viaggio che in somalo si dice Tahrib, che è il viaggio dei migranti, no? Perché io poi il libro l'ho scritto proprio per questo, cioè per far capire quanto è importante il viaggio, e per quanto sia importante legalizzare il viaggio. Quindi vedere tante africane oggi venire col barcone, pagare cifre astronomiche, fa malissimo, quando invece il viaggio potrebbe essere regolarizzato e sicuramente potremmo creare un ponte tra Europa e Africa. Alessandro Portelli, alla prima presentazione del libro, ci raccontava come per gli afroamericani è stato difficilissimo far capire che quello che producevano era poesia, era narrativa, erano storie, perché appunto i neri sono sempre un po' inchiodati alla loro esperienza personale, no? E l'unica cosa che puoi fare è raccontare te stesso. Poi tutti noi raccontiamo noi stessi anche nella fiction, però far capire che abbiamo diritto all'immaginazione, appunto ci è voluto 200 anni in America, e qui ancora siamo ancora molto lontani, cioè io ancora devo rispondere a domande su ma la padella che hai messo in quel racconto famoso,
salsicce, ma veramente l'avete buttato, l'avete recuperata dall'immondizia? E io ogni volta devo spiegare che quella padella non è mai esistita, che l'ho inventata, no? L'invenzione ci viene costantemente negata. E io per questo ho fatto un romanzo a cavallo tra 800 e nuovo millennio, e con anche delle fonti storiche, cioè, perché volevo far capire questo diritto all'immaginazione, che si può creare anche partendo da basi assolutamente reali. Io mi sento una romanziera, mi sento una narratrice, una raccoglitrice di storie, e se vorrò, l'ho già fatto in passato, scriverò cose anche biografiche, però voglio che il diritto all'immaginazione non sia negato né a me né a quelli che hanno il mio stesso colore o che si sentono minoranza in questo paese. Purtroppo per molte persone che hanno il mio colore non siamo considerate letteratura italiana. Infatti quando ho visto il libro, quando è uscito per i tipi Bompiani, e ho visto narratore italiano, narrativa italiana, ho detto wow, no? Perché è qualcosa che è costantemente negato.